subito, abbiamo iniziato un po' a rallentatore, abbiamo giocato un po' bene, un po' male, questo non è bastato perché con una squadra come Scandicci bisogna spingere sempre. E poi però dopo i due set ce lo siamo dette che comunque contro Scandicci per noi è sempre un derby e quindi volevamo prenderci la vittoria e l'abbiamo fatto. Sì, certo, anche perché insomma chi aveva da perdere oggi eravamo soltanto noi e quindi sicuramente Monza voleva fare di tutto per portarci via questo piccolo sogno e invece noi l'abbiamo veramente interpretata nella maniera giusta, siamo state fin da subito aggressive e abbiamo portato bene a casa il risultato e insomma anche la partita, che poi è stato anche bello poter vincere anche la partita, insomma, e non solo il set che contava. Eh sì, abbiamo fatto un tour de force, tre partite dietro fila. Mi dispiace perché pensavo che facessimo, cioè sappiamo che Imoco è fortissima e ci aspettavamo sicuramente delle partite importantissime, però è molto dure. Pensavo che noi reagissimo un po' diversamente, mi dispiace per quello, però d'altronde complimenti a loro e sono una grande squadra ed è giusto che vadano fino al fondo. Sì, sì, assolutamente, era importante sicuramente la qualificazione, una volta insomma ottenuta la qualificazione tutto quello che veniva era divertimento, era lo stare in campo, perché comunque sai, magari in allenamento viene tutto facile, poi in partita magari c'è il fattore emozionale e devi controllare, quindi penso sia stata una bella occasione per dar spazio a tutti. Lo sapevamo che comunque sarebbe stato difficile, però volevamo darle fastidio, no? E secondo me in quello siamo riuscite, è un peccato il primo set, però comunque è una squadra fortissima che merita di essere nel Final Four della Coppa. Ma allora, trovare qualcosa di positivo adesso è un po' difficile, però penso che abbiamo un po' sprecato forse la gara di andata. E arrivare qua, comunque loro hanno forzato tantissimo il servizio, rischiando tanto e ci hanno messo un po' in difficoltà in quello. Sicuramente abbiamo tanto da lavorare. Penso che la cosa positiva sia stato l'ordine a muro, perché comunque siamo stati abbastanza presenti. Poi dopo abbiamo buttato via un sacco di palle facili che dovevano andare lì in mezzo alla rete e provare a ricostruire un gioco un po' più veloce per le nostre caratteristiche, però penso che loro se lo sono meritato. Siamo felicissime dell'obiettivo raggiunto, perché è stato questo il primo obiettivo da raggiungere e ci siamo riuscite. È stata difficile, soprattutto il primo set, che non riuscivamo ad esprimere il nostro gioco. Poi siamo state brave a reagire e a portare a nostro favore la partita.